Il parco di via Nino Bixio a Pisa, inserito nel progetto per la realizzazione, è anche quello di un'area di sgambatura per i cani. Un pezzo della città che viene restituita ai propri cittadini, da coloro che vivono nel quartiere o magari si trovano qui di passaggio perché stanno andando in stazione, magari studenti, turisti. Un vero e proprio polmone verde nel centro di Pisa, 19.000 metri quadrati con 114 alberi ad alto fusto. È il parco urbano in fase di ultimazione in via Bixio, dove una volta c'era il deposito dei pullman nel quartiere di Sant'Antonio. Un'area che era fortemente degradata, che sta lentamente prendendo forma, sono già stati piantati gli alberi, è già stato predisposto l'impianto di irrigazione, i vialetti di accesso, sarà poi realizzato anche una cancellata per poterne poi disporre apertura e chiusura con degli orari prestabiliti. Dopo le operazioni di bonifica, con lo smaltimento tra le altre cose dell'amianto dei fabbricati in via Battisti poi abbattuti e le gettate dei viali pedonali, è in corso la sistemazione del terreno con, rispetto al piano originale, alcune modifiche richieste dai residenti. Qui verrà realizzata un'area sgambatura cani, questo tipo di idea è venuta da cittadini nel momento in cui ci siamo confrontati con loro in occasione delle riunioni previste per il piano strutturale, è emersa questo tipo di richiesta e noi l'abbiamo prontamente accolta, come è stata accolta anche l'idea di mettere dei giochi per bambini e poterla appunto rendere fruibile in ogni stagione dell'anno. È questione ormai di poche settimane e il parco urbano di Via Bixio sarà realtà. Nel mese di aprile sarà inaugurato, sarà aperto e i nostri cittadini potranno utilizzarlo per i propri pomeriggi in libertà, le mamme potranno portare qui i propri bambini, giocare sui giochi già predisposti e magari mettersi all'ombra di un albero leggendo un libro.